Lady Justice Joyce Saluoch porta il suo titolo con grazia. Originaria del Kenya, settima di 10 figli, ha ereditato dalla madre casalinga la disciplina, il valore dell'istruzione e del duro lavoro fin dalla tenera età e dal padre amministratore provinciale l'amore per la legge. Ha studiato molto ed è diventata avvocato. Appena laureata, ha iniziato a lavorare al Dipartimento dell'Immigrazione alla Libertà Vigilata. Per gran parte della sua carriera, Joyce ha presieduto alcune delle decisioni legali più definitive del continente, in particolare durante i suoi 9 anni come giudice presso il Tribunale Penale Internazionale dell'Aia. In qualità di presidente della Corte Penale Internazionale, è stata assegnata a casi relativi a crimini di guerra nel Darfur, alla guerra civile post-elettorale in Costa d'Avorio e al caso di Saif al-Islam Gheddafi, figlio di Muammar Gheddafi. Oggi, dopo tanti anni di carriera, fa parte del Comitato di Riforma Giudiziaria per il Sud Sudan. Lady Justice siede in stanze importanti con uomini che non sempre sono d'accordo. Ascolta e aiuta questi uomini a navigare in conversazioni difficili, trovando la lingua giusta per comunicare. Un linguaggio di pace, ma difficile da far comprendere, quasi a camminare sul filo di lama, con gli occhi bendati come la dea Temis. Wow, Lady Joyce, per prima cosa grazie per aver accettato il nostro invito e grazie per il lavoro che fa. Thank you for inviting grazie me for per this avermi award. Invitato a questo premio. Lei si impegna moltissimo per i diritti dell'infanzia, per i bambini. Abbiamo capito quanto sia importante e centrale l'educazione dei bambini, partendo proprio dai ragazzi. Ho fatto molto lavoro per proteggere i diritti dei bambini, dell'infanzia, a livello delle Nazioni Unite, al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia e anche nell'Unione Africana. Ho creato un comitato per proteggere i diritti dei bambini in Africa. Che cosa significa essere bambini in Africa? Bene. La maggior parte dei paesi hanno delle costituzioni che dicono, definiscono chi è un bambino. Nella maggior parte dei paesi, qualsiasi persona che ha meno di 18 anni è un bambino, almeno in Kenya. Sotto i 18 anni questo è un bambino e quindi ha bisogno di protezione da parte della legge. E lei garantisce questa protezione a questi bambini con il suo lavoro? Io ho cercato di proteggere i bambini facendo il giudice, ho fatto il giudice in Kenya per 35 anni e presso la Corte Penale Internazionale sono stata giudice appunto per 9 anni. C'è un impegno che abbiamo sentito anche nella clip che la vede protagonista in Sud Sudan. È un luogo del mondo che stiamo tornando a raccontare per le violenze di nuovo. Negli ultimi 2 anni ho lavorato nel Sud Sudan per riformare il sistema giudiziario nel Sud del Sudan. È un paese che è stato in guerra prima dell'indipendenza che è venuta nel 2011, è stato in guerra per circa 21 anni. Quindi c'è molto da fare, soprattutto per quanto riguarda tutto il sistema giudiziario, perché la maggior parte dei loro contenziosi, la maggior parte di queste cose vengono ancora regolate dai capi, ma il sistema giudiziario ha bisogno di grandi riforme ed è questo che mi ha impegnato, ovvero riformare il sistema giudiziario nel Sud, in modo che la gente possa ottenere giustizia, responsabilità, giustizia. Questo è necessario. Quindi questo è il messaggio che possiamo dare potente alle giovani ragazze.
lavorate sodo, credeteci e ce la potete fare. Sì, come oggi ero in una scuola con delle giovani ragazze e ho detto loro: qualsiasi cosa state facendo, date del vostro meglio, perché questo vi porterà al massimo. Bisogna credere in noi stesse. E oggi ho chiesto alle ragazze e ai ragazzi anche, ho detto loro che devono stare attenti con i social media, perché possono, devono stare molto attenti, molto attenti a quello che postano, a quello che mostrano, in modo perché la gente possa, non li deve attaccare su quello che postano, ma altrimenti c'è l'opportunità per i giovani, per le giovani che vogliono lavorare sodo e arrivare in alto. Le donne possono arrivare ai ruoli, ai punti più alti se lavorano davvero. Non possiamo affidarci ai favori e agli altri. Dobbiamo affidarci a noi stesse, lavorare e arrivare al massimo. È così che io appunto sono salita dal Kenya alle istituzioni internazionali come giudice, è così che ce l'ho fatta. E noi la ringraziamo per la sua testimonianza, Lady Justice Joyce Awolowo, grazie mille. Chiamo per l'abbreviazione Marco Casucci, vicepresidente del Consiglio regionale Toscana, e Corrado Menchetti, amministratore delegato Menchetti SRL, che abbiamo già incontrato. Al centro, mettetevi un pochino più in avanti. Grazie.